Pomeriggio, vista l'ora, quasi l'una, buon pranzo a tutti. Bene, veniamo al commento della puntata della scorsa notte di WWE Friday Night SmackDown, una puntata dove è incominciato il torneo per decretare il neo campione intercontinentale, visto un po', come posso dire, la decisione di far sì che Sami Zayn, che non si presenta da molto tempo, non ha avuto più alcun diritto a detenere quella cintura per via appunto delle sue assenze. Nelle prime due sfide, Elias ha battuto attraverso un conteggio a culo a King Corbin. Nella seconda, grande sfida di rispetto e anche di tecnica tra l'allievo e il maestro. Quindi Drew Gulak da una parte e Daniel Bryan dall'altra, vinto da Daniel Bryan. Poi è stato in azione anche Dana Brooke che ha battuto Naomi. E nel main event, che si è costruito diciamo attraverso il segmento iniziale del Miz TV di The Miz e John Morrison, con ospite il Neo possessore della valigetta del Money in the Bank, Otis, che è riuscito a convincere il campione universale Braun Strowman a fare coppia con lui per affrontare appunto nell'ultimo match della serata The Miz e John Morrison, e proprio Strowman e Otis sono riusciti a vincere, nonostante comunque ci sia stato un piccolissimo tentativo, proprio lieve, minuscolo direi, di provare eventualmente ad incassare la valigetta. Io però penso che Mandy Rose potrebbe giocare un ruolo importantissimo per Otis, parlando a proposito della conquista del titolo universale, ma non credo ora. Diciamo in questo mese, in questi mesi, magari potremmo parlare di tipo da ora a 4-5 mesi più in là, staremo a vedere. Ho letto la notizia dal sempre aggiornato sito Spazio Wrestling, con la pagina loro anche Facebook, che la Wild Card Rule, o meglio chiamata Brand to Brand Invitation, ora funzionerà. Con il motivo principale che ogni superstar di ogni roster potrà comparire, se non ho letto male, massimo 4 volte negli altri roster. Quindi, per esempio, un atleta di Raw può comparire 4 volte a SmackDown o 4 volte ad NXT e a giro, no? Difatti, proprio la settimana prossima, tra i match annunciati, ci sono le altre sfide del valido per il torneo intercontinentale. Difatti, Styles ritornerà in quel di SmackDown per affrontare Nakamura. L'altra sfida invece tra gli agguerriti nemici Jeff Hardy e Sheamus, sempre per il torneo. Ci sarà un champion versus champion tutto al femminile tra la campionessa di SmackDown Bayley e Charlotte. Tutto è nato attraverso il segmento parlato nell'ultima puntata. E poi Otis e Mandy Rose contro Dolph Ziggler e Sonya Deville, che magari anche io avevo inizialmente detto chissà, magari lo faranno in un pay per view questo match. Invece ce lo anticipano la settimana prossima nella puntata di SmackDown. Bene, io ho concluso, quindi possiamo dire una settimana con tanti colpi di scena tra questo ritorno della Wild Card Rule, o meglio chiamata Brand to Brand Invitation, e ovviamente l'accessione della cintura femminile di Raw di Becky Lynch nei confronti di Asuka, che non si è dovuta prendere l'impegno di incassare la valigetta, ma per
Per il semplice motivo, e direi molto importante, che presto diventerà madre Becky Lynch, e quindi se Rollins diventerà padre, appunto Raw aveva bisogno di una nuova campionessa come quella di Asuka, che ho letto comunque in giro. Le sue principali indiziate avversarie potrebbero essere ovviamente Shayna Baszler e Nia Jax. Bene, io ho terminato. Domani mi raccomando, per chi guarda Raw e SmackDown solo su Cielo, ci sono le due puntate appunto sul canale 26 del digitale terrestre, più o meno dalle ore 10. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata, buon fine settimana, alla prossima, ciao a tutti, ci becchiamo quanto prima, ciao!